Bene, parliamo in questa sessione del tipo 3 dell'Enneagramma. Il tipo 3 dell'Enneagramma viene anche definito l'organizzatore. Perché viene definito l'organizzatore? Perché tende ad avere una visione, diciamo, completa, della situazione. Quindi tende, diciamo, ad essere una persona di carattere visivo. E diciamo nell'enneagramma viene identificato come full time, cioè attraverso il tempo. Praticamente riesce è come se avesse un'agenda davanti a sé e vedesse il flusso degli eventi. La cosa che però lo blocca, diciamo, è proprio entrare dentro l'evento, vivere l'emozione. Anche il tipo 3, l'organizzatore, appartiene alla triade emozionale e proprio per questo non riesce a vivere le emozioni nel contesto giusto, cioè ai confronti degli altri, rapportandosi agli altri, può apparire una persona molto fredda, può apparire come una persona programmatrice, iperlogica e quindi ha scarse capacità di creare empatia con le persone. In compenso, però, ha delle buonissime capacità relazionali, cioè ha delle buonissime capacità organizzative, quindi la parte organizzativa della relazione riesce a mettere in atto molto, molto bene. La sua compulsione è la paura del timore del giudizio altrui, cioè lui teme che altre persone possano giudicarli ed esprimere dei giudizi negativi nei suoi confronti. E questo per evitare di subire il giudizio negativo nei suoi confronti, è disposto anche a fare delle cose che normalmente non farebbe. E perché il timore del giudizio poi va a, diciamo, a far sì che lui non si senta più a suo agio nel ruolo, qualunque sia il ruolo che possa andare a ricoprire, sia il ruolo di manager, sia il ruolo di padre, sia il ruolo di marito, sia il ruolo di amante, e alla fine sia il ruolo di maschio o sia il ruolo di femmina, qualora stessimo parlando di un tipo 3 di carattere femminile. Per cui la sanzione, diciamo, del timore del giudizio fa sì che lui tenda a, diciamo, in qualche modo a vedere il suo successo di riflesso negli altri, cioè più che essere eterocentrato, tende a essere cioè più che essere autocentrato, tende ad essere eterocentrato, cioè a vedere il suo successo nei confronti, negli occhi degli altri. E questo è uno dei suoi più grandi limiti, uniti al fatto che appunto viene percepito come una persona un po' fredda, agida e di scarsa empatia, e non riesce ad utilizzare poi le emozioni, come abbiamo detto, nel modo giusto. Tutto questo, diciamo, visto in un percorso di integrazione, nel senso contrario, cioè quello delle frecce, poi vedremo cosa significa esattamente il percorso di integrazione, tutte queste sono capacità, quindi la capacità di relazionarsi con gli altri, la capacità di organizzare, diciamo, la capacità di avere una visione chiara della situazione diventa un pregio, mentre invece in situazioni di disgregazione emergerà una forte paura del giudizio, un forte timore del giudizio, emergeranno molte altre situazioni che lo faranno sembrare freddo, insicuro, schivo, taciturno. Ecco quindi che dobbiamo imparare veramente poi ad utilizzare l'Enneagramma anche su noi stessi per intraprendere dei percorsi di integrazione e non soltanto dei percorsi di disgregazione. Ecco quindi che vi aspetto al prossimo appuntamento con l'Enneagramma. Vi suggerisco anche di seguirmi sempre sul sito http://www.seduzioneblog.net. A presto con un prossimo programma sull'Enneagramma.